Vi spiego un po' cosa facciamo qui? Lo sì. conoscete Nikola Tesla, questo personaggio? È uno scienziato che sostanzialmente del secolo scorso, a lui dobbiamo tutte le più grandi invenzioni legate all'elettromagnetismo, quindi la corrente elettrica alternata, le macchine rotanti, la generazione di energia. E io oggi ho cercato di riprodurre qualche, diciamo, invenzione che è sua, che va sotto il nome di bobina di Tesla. Questo è lo schema, no? Sembra complicato, ma in realtà è molto semplice. La corrente di casa, poi c'è un trasformatore, quindi è un oggetto che tira sulla tensione, no? Da 230 volt della spina la porta a 10.000 volt. A 10.000 volt si carica un condensatore, quindi una grossa botte che può prendere tantissima carica, l'accumula, no? L'accumula fin tanto che non si rompe l'aria. E in basso, non so se vedete quelli che sembrano degli xilofoni, quelli lì sono degli scaricatori. Quando il condensatore è così carico da fare intervenire questi, si chiude questo circuito qui che comincia a oscillare. A quel punto lì si innesca un'onda, proprio immaginate come è fatto così con una corda, no? Un'onda che va verso l'alto e porta la tensione quasi fino a 500-600 mila volt. Eh sì, perché è come l'altalena, no? Se voi la spingete e date una spinta al momento giusto, poco, però al momento giusto, arriverete a delle spinte altissime. Ed è la stessa cosa. Qui in pratica si arriverà in alto, dove c'è quel cappello che sembra il tubo di una caldaia, ma è un tubo di una caldaia in realtà, ha una tensione di 500.000 volt più o meno. A questo punto la tensione cosa vuol fare? Vuol tornare nel terreno. Ok? Adesso vi faccio vedere le scariche. Dai. Cominciamo da questa bobina piccola. Comincio prima con quella piccola. Vedete questa punta metallica? Io la posso. Non so se avete visto, sotto lo scaricatore praticamente chiude il circuito col condensatore e sopra la punta scarica verso terra. Se io giro la punta dall'altra parte, scarica verso l'aria. Dove succede? La scarica da dove esce questa volta? Adesso azioniamo l'altra che è esattamente lo stesso principio però col doppio della potenza. Va bene, adesso voglio dimostrare che e la mettiamo su due elettrodi. Gli elettrodi sono molto vicini, per cui 10.000 volt molto vicini cosa fanno? Scaricano. A questo punto la corrente scalda l'aria calda porta questo arco a salire. Quindi da giù va su, è possibile. Vediamo. Però sta facendo no. Dipende dal vento. Dipende pure dal vento, vedi? Però vedi che sale.